Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima serie su Gris. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo primissimo video. Come vi avevo appunto annunciato ragazzi nel vlog che ho pubblicato, sabato avrei sicuramente iniziato questa serie, perché ho scoperto questo gioco grazie a Rodrigo, insomma, che l'ha trovato in un video di giochi indie che il canale in questione consigliava, ed era al primo posto tra l'altro nella classifica. Erano 10 credo i giochi e questo era al primo posto. Io poi ovviamente sono corsa su Steam, ho guardato qualche video di presentazione del gioco e me ne sono innamorata già solo da quel poco che ho visto, e ho detto a Rodrigo: questo sembra un gioco fatto apposta per il mio canale, per cui l'ho acquistato. Poi vi avviso ragazzi che però purtroppo non c'era in italiano. A suo favore il fatto che molto probabilmente non ci saranno dialoghi, non ci sarà assolutamente nulla ragazzi in game da tradurre, perché è più che altro un gioco ermetico, quindi non ci sarà spiegato credo niente a voce, per cui non ci sarà nulla da tradurre. In ogni caso, se dovesse esserci qualcosa da tradurre ragazzi, ho messo il gioco in spagnolo per in caso poter riuscire con più ovviamente semplicità a tradurre in caso ce ne fosse bisogno. Perché dicevo che questo è sicuramente un gioco fatto per il mio canale? Perché da quel poco che ho capito ragazzi si tratta di un'avventura totalmente immersiva in cui dobbiamo soltanto appunto immergerci nel mondo che ci circonda. Tra l'altro sembra essere una vera e propria opera d'arte ragazzi, perché hanno voluto mischiare il mondo dei videogame al mondo dell'arte. Poi capirete insomma appena lo inizieremo che cosa voglio dire ragazzi, per cui io spero che questa serie sarà di vostro gradimento. In ogni caso direi di non perdere più tempo e di andare a cominciare. È tutto disegnato a mano, ragazzi, questo gioco, eh? Scusate ragazzi se non dico niente, ma credo che le parole in certi momenti siano assolutamente inutili. Ok, credo che siamo già in game ragazzi. Che cosa vogliamo dire? Già penso si sia capito come ragazzi saranno le musiche di questo gioco. Voi sapete benissimo quanto sia importante la musica ragazzi nella nostra vita. E
Le musiche saranno qualcosa di meraviglioso, secondo me. Ci hanno dato un piccolo assaggio, diciamo, in questa breve intro. E ovviamente, da quel poco che ho capito, ragazzi, perché io non so niente di questo gioco, non ho letto nemmeno la trama, non ho letto niente, proprio per evitare spoiler, nel gioco non ci sarà spiegato nulla, per cui probabilmente dovremmo carpire noi il senso di questa storia, come per esempio, ragazzi, già si è visto in altri giochi, per esempio anche in Rime, non ci veniva spiegato assolutamente nulla, abbiamo dovuto capire noi tutto alla fine del gioco. Oppure il character design, ragazzi, con queste braccia così sottili o le gambe così sottili a punta, mi ricordano moltissimo il character design di Journey. Non so se qualcuno di voi l'ha giocato, io l'ho giocato diverse volte perché era un'esperienza, ragazzi, ermetica, assolutamente meravigliosa. Quindi io intanto vi consiglio Journey. Dopodiché andiamo a giocare, andiamo a vedere un po'. Ok, sarà bellissimo, ragazzi, già lo so. Questo gioco è stato totalmente disegnato a mano, come vi dicevo, e si vede. Sarà bellissimo. Ok, ho premuto X e si è accasciata di nuovo, ragazzi, sulle ginocchia. Se premo cerchio X, cade sulle ginocchia. Non so, forse sto premendo tasti a caso, ragazzi. Triangolo e quadrato però non ci servono a niente. Va bene, proviamo ad andare dall'altra parte. Io, ragazzi, vi ripeto, vi chiedo scusa se a volte magari rimango in silenzio, non dico niente, ma credo che sia l'approccio migliore per questo genere di giochi in certi casi, perché parlare significherebbe assolutamente rovinare l'intera esperienza che si sta vivendo, quindi è per questo che certe volte preferisco restare muta. Ok, ci stiamo avventurando in una nebbia, sembrerebbe. Cosa sono? Oh, che sono, animaletti? Creature volanti sembrerebbero. Oh, sembrerebbe più, ragazzi, essere sott'acqua. Dipende dai punti di vista. Vedete come cambiano i punti di vista? Però dobbiamo darle un nome a sta povera ragazza. Sembra triste, ragazzi. Sembra molto triste. Ha i capelli celesti, magari potrei chiamarla blu, anche se non ha i capelli blu, però è più semplice. Ok, adesso sembrerebbe essersi ripresa, ragazzi, infatti adesso possiamo correre. Per cui vediamo dove ci porta questa strada. I sassi cominciano a prendere colore, probabilmente il mondo starà per cominciare a prendere colore e sarà bellissimo. Ok, adesso possiamo anche saltare, attenzione, con X si salta, ragazzi, con cerchio per ora niente, anche con gli altri tasti per ora niente, benissimo. Non so se ci sarà spiegato comunque qualcosa, come in una specie di tutorial, non ho idea, ragazzi. Ok, andiamo su, andiamo su, andiamo su, su, su. Op. Opla! Attenzione. Ma i sassi si muovono. Ma che cazzo? Ha le zampine. Aveva le zampine quel cubetto di maceria. Oh. Queste sono le macerie della mano che ci teneva o no? Mi sa, mi sto confondendo. Sono altre macerie. Ok. Benissimo. Possiamo andare su. Ok, pensavo di poter andare su. Come non detto, perché ho provato a fermarmi, ragazzi, per provare a saltare di là, ma comunque se non è il doppio salto non credo che potremmo arrivare poi a così grandi altezze. Per cui, anche se mi sembra un po' strano sinceramente, però no, non è che possiamo andare dove vogliamo, almeno per adesso. Per cui vediamo dove ci porta questa strada. La musica... sfera di luce. Oh. Ok, come se... ah, adesso ci segue. Ma dai, che bello. Piccina. Andiamo. Almeno adesso abbiamo un pochettino di compagnia.
La chiamerò Lucci, per Lucciola, però Lucciola è troppo lungo, per cui Blu e Lucci all'avventura. Ok, adesso sì che possiamo andare qua sopra però. Ok, quindi bisogna stare un attimo attenti e prestare un po' d'attenzione. Però i sassi si muovono, ragazzi. Ok, qua non possiamo, vedete, adesso non ci possiamo arrivare qua. Ma possiamo fare qualche altra cosa? No. Non abbiamo alcun altro potere per adesso. Dico potere perché magari, essendo un mondo fantastico, probabilmente lei sarà dotata di qualche potere più avanti. Un'altra Lucci! Oh! Due Lucci, ma che meraviglia! C'è una terza Lucci qui. Oh! Le Lucci si uniscono, però non riesce ovviamente ad arrivare fino a là. Per cui probabilmente magari queste luci ci aiuteranno, ragazzi, magari nel nostro viaggio in qualche modo. Per cui intanto credo che dobbiamo trovare altre luci. Oh! Ma dai! Che bella! È tipo, ragazzi, una razza. Però vola. Cioè, bisogna adesso vedere appunto il punto di vista. Cioè, nel senso, se siamo sott'acqua o se siamo in aria. Perché i rumori fanno capire che siamo... Oh! Vieni qua. E che siccome è lui che ha trovato il gioco e quindi era rimasto incantato pure lui dal poco che ha visto, è venuto un attimino a guardare. Allora, abbiamo appena utilizzato le nostre piccole luci per formare questo ponte. Però... Oh, ragazzi, aspettate, non ci ho fatto caso. Quando ci cammina sopra fa tipo delle note musicali. Ma che spettacolo. Pim, pim, pim. Ma dai, bellissimo. Oh! Ok. Ah, ok, adesso si sono riunite tutte. Perfetto, quindi probabilmente adesso possiamo formare il ponte di qua. Bellissimo, bellissimo. Andiamo, ragazze! Yuhu! Ciao a tutti! Ok, continuiamo. Abbiamo radunato diverse piccole luci e questa cosa ci rende molto felici perché... Ecco i resti, ragazzi, della mano che ci stava tenendo all'inizio della intro. Ah, ce n'è più di una. Caspiterina. Ok. Oh. Mo ci vuole, poi ognuno magari, ragazzi, vive il gioco con la propria interpretazione. A me mi è sembrato come se con la sua sofferenza, perché sembrava sangue, ragazzi, abbia cominciato un pochettino a colorare questo mondo. Però abbiamo perso tutte le nostre luci, adesso che ci faccio caso, non ne abbiamo più. Vabbè, ah no, ce le abbiamo ancora, che non riesco a capire, perché su sfondo bianco ovviamente non si possono vedere le poverine. Vabbè, incredibile, ragazzi, le colorazioni già cominciano a mostrarsi in tutta la loro bellezza. Oh, ci sono anche dei fiori, tipo dei fiori. Continuiamo ad andare su. Oh, cosa vuol dire? Non lo so, significherà qualcosa. Però, vabbè, andiamo avanti. Oh, piante, fiori, che meraviglia. Ma continuo, ragazzi, a non poter fare niente per ora, nel senso, posso soltanto saltare, quindi... Oh. Dove andate? Oh.
Oh, hanno formato tipo una costellazione, ma che bello! Però io pensavo mi serviste qua sotto, mannaggia voi, mi avete lasciato da sola un'altra volta. Sta poveretta già sembra triste, ragazzi, perché sembra triste, in effetti. Oh, prima di andare su direi di provare ad andare giù. Oddio, ma ci sono diverse strade. Questi simboli, ragazzi, devono pur significare qualcosa, eh? Magari i pallini in fondo sono le lucciole, scusatemi. Però andare su, andare giù, dove cazzo la devo andare? Aspettate, va, vado a andare su prima di andare giù. Vediamo un pochettino se su riusciamo a recuperare qualcosa. Ah, qua non c'è niente. Vedete, di là, per esempio, ragazzi, non ci arrivo. Pensavo che potessimo usufruire di qualche altro potere, tipo, che ne so, saltare due volte, doppio salto. Vabbè, per ora su non posso fare più niente, ragazzi. Pure dall'altra parte non ci arrivo manco se mi sparo. Per cui non ci resta che andare giù. Era la strada giusta, a quanto pare. Andiamo giù, 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 giù. Opla. Andiamo un po'. Oh, piano piano. Oh, oh. Yuhu! Bellissimo, raga. Ma che meraviglia è! Ma che meraviglia è! Ah, ci picchia! Con le musiche, mi ricorda veramente molto Giorni, ragazzi, ve lo giuro. Pure le musiche sono comunque di quello stampo là, più o meno. Quindi il genere ovviamente è quello. Un viaggio, sarà una sorta di viaggio, ragazzi, anche questo. Solo che lì te lo dicevano anche nel titolo. Qua, no, qua l'hanno chiamato Gris, che in spagnolo tra l'altro significa grigio. Quindi un colore, comunque. Ed era il colore iniziale, ragazzi. Oh, sta andando sola, eh. Vabbè, raga, ma che dire? Che cosa posso dire? Mi stanno a venire i brividi, ve lo giuro. Buttiamoci re sotto, tanto la nostra piccola blu sembrerebbe non farsi niente. Seccare da altezze smisurate. Ecco qua. Il suo, mo ci vuole, design ricorda un po' un fiore, probabilmente. Ma non lo so, è che bisogna essere aperti, ragazzi, a saper dare interpretazioni. Oh! Ok, l'ho raccolto. Ma che effetto bellissimo era, ragazzi. Cioè, ma non so se ci stiamo rendendo conto di quanto sono belli gli effetti visivi pure. Non so che dire. So solo che probabilmente più andremo avanti più sarà bello, ragazzi, più sarà emozionante. Adesso è soltanto l'inizio. Questa era soltanto la intro. E io adoro, ragazzi, adoro, adoro, adoro queste esperienze di gioco. Come non adorarle? Perché sono un'emozione unica, perché senza dirti niente probabilmente alcuni odieranno questo tipo di gioco, perché dicono ma non mi spiegano niente, non mi dicono niente, ma annoio a morte. Il punto è quello, che non ti dicono niente, quindi tu ti immergi totalmente nel mondo di gioco grazie alle musiche. Quindi l'aspetto assolutamente fondamentale di questo tipo di gioco, ragazzi, sono proprio le musiche. Quindi se riescono a fare le musiche azzeccate hanno già vinto. Per me con questo gioco, ragazzi, hanno già vinto. Così ve lo dico, ma poi il resto. Infatti hanno unito l'arte al videogioco, ragazzi, perché non solo
ci sono disegni 2D, ma c'è un'unione, ragazzi, penso pure i vari stili, credo, e quindi io non me ne intendo perché ovviamente non sono un'esperta d'arte, però credo sia anche questo, cioè un insieme di stili, di figure geometriche, di colori, di... Oh oh! Oh merda! Cioè adesso mi dovrei alzare e me ne dovrei andare, ma non perché sono sconvolta dallo schifo, ma perché sono sconvolta dalla meraviglia, ragazzi. Cioè, ma avete visto la nube della tempesta che... Cioè, tipo con quell'effetto acquerello, quell'effetto pittura, che è arrivata con tutta la sua violenza, è diventata scurissima e poi di nuovo, uff, via. E la musica che ci si è accoppiata perfettamente, ragazzi, proprio con le immagini, cioè... Cioè, ragazzi, ma che possiamo dire? Che possiamo dire? Quindi, praticamente, queste strutture ci danno riparo da questa folata di tempesta. Probabilmente questo hanno voluto farci capire. Che quindi, quando è in arrivo... Oh, sta arrivando. Quando è in arrivo, direi di bloccarci qua. Quando è in arrivo dobbiamo vedere di restare belli, che al riparo, comunque di bloccarci contro qualche roccia. Io direi forse di aspettare. Intanto gli oggetti continuano a muoversi, tipo formichine. Guardate le zampine come funzionano. Attento che te si porta via, zio, eh. Ah, sugli oggettini non è effetto il vento, va bene. Gliela facciamo passare, magari è una tempesta nostra interiore. Per cui è andata. Vamonos. Andiamocene, ragazzi. Contro la tempesta. Contro tutto. Contro il porpora. Contro ogni colore, forma e odore. No, odore no in questo caso. Dai, diciamo suono. Arriva. Spettacolo. Non ci sono molte altre parole per descriverlo, ragazzi. Spettacolo, spettacolo, poesia, poesia. Già lo dico da adesso, è il primo gameplay, certo. Ho preso una... Luci, piccolina, bentornata. Continuerà, cioè, lo dico da adesso che è il primo gameplay, ragazzi, ma mi sento davvero di dirlo. C'è uno spettacolo. Ok, in arrivo, attenzione. Cioè, poi tra l'altro fa paura, ragazzi, non è niente, cioè, fanno vedere solo un colore che riempie la schermata, ma riesce a far paura. A me fa paura, poi con quest'organo che suona impetuoso. Meraviglia. Non so se aspettare, direi di sì, perché probabilmente fino a un po' più avanti non c'era nulla per ripararsi, quindi aspettiamo. Ok. Poi tra l'altro questo gioco c'è il salvataggio automatico, ragazzi, ma io fino ad ora non ho notato mai il pallino del salvataggio. Probabilmente non ci ho fatto caso io. Molto probabile. Vieni Luci, restiamo al riparo perché sta per tornare la tempesta. Un'altra Luci. Ok, comunque qua vicolo cieco, per cui dovremmo comunque uscire dall'altra parte. Benissimo, vediamo un pochettino. Probabilmente ci servivano due Luci, ragazzi, per poter... Sì, infatti, per poter creare il ponte là sopra, vedete? Non so se faccio in tempo ad arrivare. Facevo in tempo, probabilmente. Va bene così, dai. Restiamo qua. Oh, merda. Aiuto. Tieniti, Blu, tieniti. Ok. Benissimo, andiamo più in fretta che possiamo. Onde evitare che la tempesta Crimson ci becchi di nuovo. Non so se faccio in tempo, io spero di sì, sinceramente. Tan tan tan. No, non farò in tempo, ragazzi. Sta arrivando, e infatti. Eh no, sono caduta! Aiuto! Ok. La cosa che consola è che più che spostarci, questa tempesta non ci fa altro male.
Però, nonostante questo, ragazzi, a me un certo senso di inquietudine me lo creano comunque. Andiamo! Approfittiamo dell'assenza della tempesta Crimsy per poter proseguire. Io devo stare attenta, ragazzi, a dove spunta il pallino del salvataggio, perché veramente non è che posso andare avanti all'infinito. Oh mio Dio! Ok, questa davvero non me l'aspettavo. E quelle zampette orripilanti stile ragno non mi aiutano, ma proprio per niente, te lo dico. Cioè, proprio per niente mi aiutano. Cadiamo di qua, ragazzi, per poter prendere la luce. Vabbè, ah, eccolo là il salvataggio. Perfetto, l'ho visto adesso. Quindi in basso a destra. Aspettiamo un po'. Ok, è stato abbastanza terrificante, perché questo sasso enorme aveva delle zampette come un ragno. Però ti ringrazio per avermi scortato fino a qua, dai. Nello schifo vediamoci anche la bontà d'animo di questo povero pezzo di pietra che ci ha fatto questo enorme favore. Via! Un'altra volta. Ah, ripariamoci. Sta per tornare. Prendiamo intanto quest'altra luce. Ma non ci arrivo. No, non ci arrivo. Aspettate, perché ragazzi, non so se avete notato, la pietra giusto sopra la palla lì che dobbiamo prendere, la luce, più che palla, è spaccata. Ok, ci sarà un modo per... Ma c'è una qualche mossa che posso fare per smuoverla, sta cazzo di pietra? Oh! Ah, ci dovrà poi essere qualcosa che posso fare, ragazzi, ma probabilmente non è adesso. O mi sta sfuggendo qualcosa. Io ho provato a premere un po' tutti i tasti, ve lo dico proprio sinceramente. Proprio per vedere se magari mi sfuggiva qualche sua abilità. Ma a quanto pare no. Arriva. No! Aiuto! Reggiti blu! Ah! Incredibile. Ecco, si è arrestata pure la registrazione. Allora, ragazzi, ci deve essere qualcosa che possiamo fare che non ancora possiamo fare, diciamo così. Oh, che succede? Oh! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Manten significa mantieni. Ah, quadrato. Oh! Non è X, perché sto giocando su PC e quindi... Ma dai! Spettacolo! Vedete, ragazzi, che c'avevo ragione. Dove avevi qualche altra abilità? Ma spettacolo! Cioè, si trasforma in un masso, ragazzi. Ma, cioè, no. Come fa a non essere spettacolare sta cosa? Come fa a non essere... Ah, adesso la tempesta non soffia più, perché sai che seppure soffiassi e io stessi così, non mi potresti manco spostare. Dai, che spettacolo, raga. Cioè, il suo vestito che praticamente assume forme in base alle esigenze, ma spettacolo. Io l'avevo detto che qua era rotto. Oh! Oh! Ma dai, che bello. Cioè, raga, dai, il mio entusiasmo per così poco è spettacolare, ve lo giuro, perché lei, un esserino... Ah! Prova a spostarmi mo! Su! Puoi farti pure più forte, non mi smuoverai! Cioè, un esserino come lei, così piccolo, perché lo fanno vedere così piccolo, ragazzi, in mezzo a questo mondo così grande... Così piccolo e delicato, perché c'ha pure queste braccia, queste gambe così sottili, ragazzi, che si può trasformare in un pezzo di pietra. Cioè, no. È spettacolare. Non si può definire in altra maniera, ragazzi. È meraviglioso. Wow. Vabbè, come avrò la capacità di trasformarmi in una cosa pesantissima, magari... Ancora? Oh! Magari avrò anche la capacità di volare? Più avanti? Oh, io spero sinceramente di sì, ragazzi. Che vuoi fare? Oh. Ah, possiamo spostarci anche così, raga. Guardate i piedini sotto. Oddio, che carini i piedini. Possiamo spostarci anche avendo queste sembianze cubiche, pesanti come... non lo so.
Ah, pensavi di potermi spostare. Vabbè, raga, allora. Intanto io tossivo come una scema. È andata di traverso la saliva. Allora, in un momento così epico, con questa musica così epica, mi ha appena salvato la partita. Siamo entrati, non lo so, sembra una sorta di tempio o comunque di costruzione. E le prime due statue che abbiamo incontrato sono donne in preda al pianto, ragazzi, e alla disperazione, sembrerebbe. Un significato ce l'avrà. Ce l'avrà un significato questo viaggio per la nostra protagonista. Chissà, ragazzi, chissà. Io con questa immagine assolutamente meravigliosa voglio chiudere questo video. Non voglio farli durare veramente troppissimo, perché voglio che duri il più a lungo possibile questa serie, ragazzi, per potercelo godere senza appesantirci troppo. Fatemi ovviamente sapere che cosa ve ne pare di questo gioco. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Meraviglia.